Come apertura ascoltiamo la preghiera militare bavarese suonata dal corpo musicale di Ulm. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Arne Schrader vom Volksbund und ich werde die heutige Gedenkveranstaltung für Sie moderieren. Die Moderation wird von unserem Friedhofsverwalter Mauro Agostinetto ins Italienische gedolmetscht. Aufgrund der Hitze bitte ich alle Redner, sofern ich sie vorher noch nicht erreicht habe, ihre Reden und Grußworte zu kürzen. Die vollen Texte und Übersetzungen der Reden finden Sie in den Begleitheften. Sanitäter stehen bereit. Die Jugendlichen versorgen Sie mit Wasser. Bitte suchen Sie Schattenplätze auf und bedecken Sie Ihren Kopf. Eccellenze, gentile signore e signori, il mio nome è Arne Schnade del Volksbund, servizio per l'onoranza ai caduti germanici, e sarò il moderatore dell'odierna commemorazione. La moderazione verrà tradotta in lingua italiana dal nostro amministratore, signor Mauro Agostinetto. A causa dell'elevata temperatura chiedo cortesemente agli ospiti oratori di ridurre i propri discorsi. I testi completi e le relative traduzioni sono disponibili nell'opuscolo messo a disposizione. Personale sanitario è presente, i ragazzi vi forniranno l'acqua, cercate per cortesia dei posti all'ombra e copritevi il capo. Im Namen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge begrüße ich Sie, liebe Angehörige der Toten und werte Gäste, sehr herzlich zu der heutigen Veranstaltung des Gedenkens an die Toten des Zweiten Weltkrieges anlässlich der Einweihung dieses Friedhofes vor 50 Jahren am 6. Mai 1967. Unser Zusammenkommen dient dem gemeinsamen Gedenken an unsere Gefallenen und die Opfer der hiesigen Bevölkerung. In nome del Volksbund, Servizio per l'onoranza ai caduti germanici, do un cordiale benvenuto ai congiunti dei caduti e ai pregiatissimi ospiti presenti all'odierna cerimonia per la commemorazione dei caduti della Seconda Guerra Mondiale, in occasione del 50° anniversario dell'inaugurazione di questo cimitero, avvenuta il 6 maggio 1967. Il nostro riunirsi mira alla comune commemorazione dei nostri caduti e alle vittime. Gestatten Sie mir, einige Gäste gesondert zu begrüßen. Permettetemi di salutare alcuni ospiti in particolare. Ich begrüße als Hausherrn den Bürgermeister der Stadt Costermano, Herrn Dr. Stefano Passerini, und die Bürgermeister und italienischen und deutschen Bürger sowie die Vereine und Verbände aus der Region. Ich begrüße als Vertreter des Verteidigungsministeriums der Italienischen Republik Herrn Staatssekretär Dr. Gioacchino Alfano und für unseren Partner
den Vertreter des neuen Generalkommissars für Kriegsgräberfürsorge, Herrn Brigadegeneral Marco Ciampini, und für die Bundesrepublik Deutschland den Verteidigungsattaché an der Deutschen Botschaft Rom, Herrn Kapitän zur See, Stefan Niegelstein. Un saluto al padrone di casa, il sindaco della città di Costermano, dottor Stefano Passerini, e i sindaci e tutti i cittadini italiani e tedeschi, oltre alle associazioni della regione. Un saluto al rappresentante del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, l'onorevole Gioacchino Alfano, sottosegretario di Stato, nostro partner, il rappresentante del nuovo commissario generale, per onoranza ai caduti, generale di brigata Marco Ciampini, e per la Repubblica Federale di Germania, l'addetto per la difesa dell'ambasciata di Germania a Roma, capitano di vascello Stefan Niegelstein. Ich begrüße die Ehrenformationen, die Abordnung von Soldaten, Reservisten und Traditionsverbänden aus Italien und Deutschland, die Carabinieri, und danke schon jetzt dem Heeresmusiker Ulm unter der Leitung von Herrn Hauptmann Wolfgang Dittrich und dem italienischen Solotrompeter für die musikalische Umrahmung. Ich begrüße ganz besonders die Teilnehmer unseres internationalen Jugendlagers. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, was das bei der Hitze in den letzten Tagen bedeutet hat, wenn Sie den Friedhof gesehen haben, wie schön der aussieht. Und natürlich unsere Pflegearbeiter, die Reisegruppen des Volksbundes aus Bayern, vom Kreisverband Ebersberg und aus den Bezirksverbänden Oberpfalz, Niederbayern, Ober-, Mittel- und Unterfranken unter der Leitung des Landesvorsitzenden Bayern, Dr. Wilhelm Weidinger. Ganz besonders begrüße ich die Geistlichen, Don Giuliano, Kooperator der Pfarreien im Gardaseegebiet, und Don Renato, den Ortspfarrer aus Costermano. Und jetzt noch was Zusätzliches, lieber Mauro, Herrn Gineiger, der schon vor 50 Jahren bei der Einweihung des Friedhofs hier vor Ort war. Un saluto ai picchetti d'onore, alle delegazioni di soldati, ai militari riservisti e alle associazioni della tradizione provenienti dall'Italia e dalla Germania, ai carabinieri, e ringraziamo sin da ora il corpo musicale dell'esercito di Ulma sotto la direzione del capitano Wolfgang Dietrich e al trombettiere italiano solista, il sergente Scarrano. Herzlich willkommen, benvenuti. Wir danken der Volks- und Raiffeisenbank Oberbayern Südost für die Spende zur Unterstützung dieser Veranstaltung. Wir hören nun die Grußadresse des Bürgermeisters der Stadt Costermano, Herrn Dr. Stefano Passerini. Ascoltiamo le parole del sindaco di Costermano, il dottor Stefano Passerini. Porto a tutti voi il saluto della comunità di Costermano sul Garda, in occasione della commemorazione del 50° del Sacrario di Guerra Germanico. La comunità, che ho qui l'onore di rappresentare, ha sempre guardato con grande rispetto alla presenza sul suo suolo dei 22.000 caduti tedeschi della Seconda Guerra Mondiale, che qui hanno trovato la pace. Da sempre il Sacrario ci richiama sentimenti di pietà e momenti di preghiera per i caduti, che hanno avuto la vita così tragicamente troncata, e per la maggior parte di loro proprio nel tempo più bello della giovinezza, e insieme a loro i milioni di civili che hanno perso la vita. E il pensiero, con sentimento di profondo e sincero cordoglio, va ai loro familiari colpiti da lutti così atroci. Il Sacrario rappresenta per noi tutti anche un monito: mai più guerre. Perché le guerre sono sempre tragedie senza senso, anche quelle che al giorno d'oggi ci sembrano solo episodi isolati e lontani di violenza e di terrorismo. Le guerre sono sempre inutili stragi, per usare un'espressione di 100 anni fa dell'allora Papa Benedetto XV nella lettera ai governanti dei popoli della Prima Guerra Mondiale. Il male e la violenza, seppur in forme diverse, stanno tornando, ma forse sarebbe meglio dire non se ne sono mai andati. Dobbiamo reagire, riscoprendo ogni giorno le ragioni dello stare insieme, tenendo insieme sentimenti di tolleranza e legittime aspettative di rispetto, convinti della bontà e della forza dei nostri valori che nelle forme più pacifiche della convivenza vogliamo difendere. È una coincidenza non voluta che nell'anno del 50° del Sacrario di Guerra Germanico, proprio qui accanto, prenda vita il Parco dell'Amicizia dei Popoli e della Memoria. La memoria come esercizio attivo, consapevole, che vuole parlare non solo ai cuori ma anche e soprattutto alle menti, in particolare dei giovani,
un messaggio che vuole arrivare a tutti, senza barriere di lingua, razza o religione. Mi preoccupa come la nostra società di oggi cancelli velocemente il passato, che guardi alla storia quasi con un fastidio. Ricordare costa fatica e ricordare obbliga a mettere in discussione il nostro modo di pensare, che spesso, per pigrizia, diventa lacunoso, semplicistico, approssimativo, di comodo. Dimenticandoci il passato, lasciamo che lentamente, ma inesorabilmente, il nostro modo di pensare, il nostro sistema di valori cambino, esponendo le nuove generazioni ai venti dell'intolleranza e della violenza. Essere qui oggi vuole essere quindi non solo l'omaggio ad una generazione che ha visto spegnere i propri sogni nella tragedia della guerra, ma anche l'impegno che ciascuno di noi deve assumere di fronte alla propria comunità per costruire un futuro di prosperità, di pace e di fratellanza, consapevoli che ciò che è accaduto in passato e che oggi ci sembra tanto assurdo e di proporzioni inimmaginabili, se viene dimenticato può tornare, ricordandoci di loro con il suffragio di una preghiera e insieme alla pietà coltiviamo la memoria per guardare con fiducia ad un futuro di pace e di serenità. Grazie. Herr Bürgermeister, ich danke Ihnen. Signor Sindaco, la ringrazio. Wir hören die Grußadresse des Staatssekretärs im Verteidigungsministerium der Italienischen Republik, Dr. Gioacchino Alfano. Ascoltiamo le parole del Sottosegretario di Stato del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, onorevole Gioacchino Alfano. Grazie del rivolto. È un grande piacere e una sincera emozione essere qui in occasione del 50° del sacrario della guerra germanica, anche perché mi legano a Costermano sul Garda sentimenti di amicizia che sono diventati molto forti nel tempo. Un saluto particolare e cordiale alla comunità tedesca che oggi è all'appuntamento qui, in modo particolare un saluto ai familiari dei caduti. Oggi, come ha detto il sindaco, è soprattutto il momento della pietà, del cordoglio, del ricordo, della preghiera. Ma non c'è dubbio che momenti come questo fanno parte anche di un dovere civico, che i rappresentanti delle istituzioni devono compiere per fare in modo che non si cada nell'oblio, ma che il ricordo diventi un momento vivo per una presa di coscienza collettiva sul significato della guerra, della violenza, del male. Un lavoro fondamentale verso il quale la scuola deve confermare il suo ruolo di instancabile protagonista, volta a travasare la memoria alle giovani generazioni che sentono questi fatti con un eco ormai lontano, per non dire spenta, al fine di dotarli di più solida coscienza civile, in grado di porre in primo piano la tolleranza, la non discriminazione, il rispetto per le diverse opinioni, delle diverse tradizioni culturali e religiose e la convinzione della centralità della persona e dei suoi diritti fondamentali. Sono numerosi e significativi momenti in cui celebriamo il ricordo di eventi tanto tragici sui quali si è modellata la nostra nazione. Vorrei ricordare la giornata della memoria per le vittime della Shoah, la giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli di Striano Dalmati, le giornate per il ricordo dei nostri caduti nel centenario della prima guerra mondiale ed anche del 70° anniversario della fine della seconda. Non abbiamo dimenticato e mai dimenticheremo gli orrori della guerra, ma insieme vogliamo ricordare e additare ad esempio anche i tanti gesti eroici, spesso compiuti da persone sconosciute come i giusti, che a sprezzo della propria vita agirono con coscienza e spirito di umanità salvando molte vite. Dobbiamo rimanere vigili, impedendo che col passare degli anni si appiattiscano, come il ricordo, anche i lasciti civili, morali e culturali di un evento che ha segnato in negativo la storia dell'umanità. Quindi l'esercizio della memoria come esercizio di studio e di incontro per capire e meditare. Perché, come diceva Elie Wiesel, senza la memoria la speranza non potrebbe esistere.
Senza il ricordo ci sarebbe solo una storia di assoluta disperazione, sia per coloro che ci parlano ancora, sia per quelli che sono morti. Non possiamo più fare più niente per i morti, è troppo tardi, ma se ricordiamo il passato possiamo fare molte cose per i giovani, per le nuove generazioni. Concludo questo mio intervento citando un brano scritto da Primo Levi nell'opera I sommersi e i salvati. Dobbiamo essere ascoltati, al di sopra delle nostre esperienze individuali. Siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale e inaspettato. Fondamentale appunto perché inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione. Avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Non è detto che le cerimonie, le celebrazioni, i monumenti e le bandiere siano sempre dappertutto da deplorare. Una certa dose di retorica è forse indispensabile affinché il ricordo duri. Grazie. Bravo. Herr Staatssekretär, ich danke Ihnen. Sottosegretario di Stato, onorevole Alfano, la ringrazio. Es spricht zu Ihnen der Verteidigungsattaché an der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rom, Kapitän zur See Stefan Niefelstein. La parola ora all'addetto militare dell'ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Roma, capitano di vascello Stefan Niefelstein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute beginnen wir in dieser Feierstunde den 50. Jahrestag der Einweihung dieses Soldatenfriedhofes hier in Costa Manu. In einer Region, die wir Deutsche eigentlich eher mit Urlaub verbinden und kaum mit den Toten gedenken. Auch ist der August, wegen der Urlaubszeit, eher durch Heiterkeit und Entspannung gekennzeichnet und nicht durch die Rückbesinnung auf Leid, Verwundung und Tod. Ich danke für die Gelegenheit, hier heute mit Ihnen zusammen unsere gemeinsame Anteilnahme und Achtung gegenüber den hier liegenden Gefallenen zum Ausdruck bringen zu können. Meine Damen und Herren, der europäische Kontinent ist mit kriegerischen Auseinandersetzungen an seinem östlichen Rand, mit terroristisch motivierten Angriffen auf unsere freien Gesellschaften konfrontiert. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft leiden Menschen unter Auswirkungen von Kriegen, die unter Missachtung aller Grundregeln des humanitären Völkerrechts geführt werden, die sich gegen die zivile Bevölkerung richten und unendliches Leid über die dort lebenden Menschen gebracht haben und immer noch bringen. Nie gab es eine Zeit, in der so viele Menschen zur Flucht gezwungen waren wie heute. Das UNHCR hat Zahlen in Größenordnung von mehr als 65 Millionen veröffentlicht. Es mag schwerfallen, vor diesem Hintergrund an Frieden, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu glauben, aber wir, die wir das Glück haben, in der Europäischen Union leben zu dürfen, dürfen nicht aufhören, uns gerade diesen Idealen auch weiterhin zu verschreiben. Durch eben diese Ideale kommt nach schrecklichen Kriegen ein geeintes und einträchtiges Europa zusammen, das dem Ruf nach Frieden, Versöhnung und Zusammenarbeit gefolgt ist. Ein Europa, das für uns bis dato Wohlstand und Sicherheit gebracht hat. Ein Europa, das auch den uns nachfolgenden Generationen eine sichere Heimat geben kann. Europa ist das große Friedens- und Versöhnungswerk, das zu erhalten und weiterzuentwickeln sich nicht nur lohnt, sondern unverzichtbar ist. Das war auch immer im Sinne eines großartigen Zeitzeugen, den wir im vergangenen Jahr verloren haben, Max Mannheim. Seine Ermahnung, ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon, ist Leitbild für unsere Erinnerung, aber gerade für mich, da ich der nachfolgenden Generation schon anhöre, auch die Richtschnur für zukünftiges Handeln. Meine Damen und Herren, wir verneigen uns hier an diesem Ort vor dem Opfer der Soldaten, die auf diesem Friedhof liegen, und vor dem Opfer ihrer Gegner. Herzlichen Dank.